sistema economico capitalistico ha terminato una fase in cui ci credeva molto e credeva molto nella possibilità di avere uno sviluppo e simultaneamente mantenere i salari bassi grazie alla pressione internazionale sul salario dovuto all'entrata massiccia nel mondo capitalistico della Cina, soprattutto della Cina, ma anche grazie agli effetti sulla forza lavoro generati dal crollo dell'Unione Sovietica. E ho citato questo studio fatto dall'Università di Harvard alcuni anni fa, in cui si è mostrato che dopo il crollo dell'URSS e con l'entrata della Cina, la forza lavoro mondiale disponibile al mercato è raddoppiata, è aumentata di oltre 1 miliardo di persone. E su questa base si pensava che si potesse sostenere sia una crescita sistematica basata sull'elargizione di moneta, sull'indebitamento e salari bassi, e questo è finito. Solo che non hanno coloro i quali dirigono l'economia, sia politicamente sia economicamente, le grandi società finanziarie, le aziende, non hanno un'alternativa, cioè non vogliono abbandonare il modello dei salari flessibili e nello stesso tempo non hanno più, per via della crisi finanziaria e la paura che questo induce, la creazione di una bolla economica speculativa che tiri anche l'economia concreta, no? Perché quando c'era la bolla finanziaria sorgevano i grattacieli, a Dubai sorgevano i grattacieli in varie parti del mondo, quindi in questo senso creava lavoro e via dicendo, sorgevano nuove produzioni come fatto derivato. Questo non c'è più, per cui se ci sono bolle speculative, eccetera, non sono più collegate all'andamento dell'economia reale, bensì a delle condizioni molto circostanziate e molto limitate. E questo modello è finito e non c'è alternativa. Questo è il mio ragionamento principale. Il secondo aspetto è che in questo contesto in cui non c'è più un'alternativa, si sta delineando, è già in atto un grande movimento tettonico che ha degli scontri dove tra le società più importanti nel mondo, gli organismi economici più importanti nel mondo, e questo riguarda la questione dell'ambiente. Ma non nel senso positivo, ormai il problema ambientale è stato riconosciuto come un problema reale, grave, e questo sta aprendo varie opzioni, ma non sono opzioni normative per noi, popolazione normale, sono gli scontri tra le varie società petrolifere, per esempio, come sfruttare il petrolio che starebbe sotto l'Artico, che adesso si sta sciogliendo, o come anche creare, mantenendo monopoli sulle fonti di energia, fonti rinnovabili, come l'energia eolica e via dicendo. Nello stesso campo della finanza si cerca di finanziarizzare l'ambiente, cioè emettendo dei prodotti derivati, dei prodotti finanziari che sono collegati a varie ipotesi e valutazioni concernente l'ambiente. Quindi l'ambiente diventa l'elemento su cui si accorpano e anche si scontrano le varie componenti del capitalismo mondiale, non tanto e non solo sul piano nazionale, ma proprio delle grandi società che governano il mondo. In questo contesto l'Europa è un sistema bloccato perché, come anche sottolineato Garibaldo, nel suo intervento, è un sistema bloccato perché, la costruzione europea, a cominciare dal piano Marshall, del 1949 in poi, si è fondata sull'idea che l'Europa si sviluppasse commerciando con se stessa. Però all'interno di questo commercio con se stessa, qui va bene se ci sono dei meccanismi compensatori per paesi che sono in deficit rispetto ai paesi in surplus. Quello che si è creato a partire dagli anni 50 è il dominio della Germania come paese che produce sistematicamente surplus. La Germania quasi mai va in deficit dal punto di vista del commercio internazionale e praticamente mai sul piano intraeuropeo.
Ora, qui c'è un concetto che viene da Keynes, che secondo me è vero, è molto valido, che se si accumula un surplus da una parte è come accumulare dei risparmi che poi non vengono spesi. E quindi questo porta l'economia in una situazione recessiva, ovviamente, in una situazione di stagnazione e di recessione. E questa è la situazione europea, che non viene sbloccata perché tutto il meccanismo, sia della Banca Centrale Europea e dell'euro, si fondano proprio sulla impossibilità di una gestione comune di questo fenomeno. Ognuno deve fare per sé, come adesso si sta imponendo alla Grecia di eliminare il proprio deficit interno, e questo significherà una crisi forte in Grecia, come anche eventualmente c'è già in Spagna, una riduzione delle importazioni spagnole e greche. Però la Germania può sempre mantenere il surplus, perché tutto può scendere in proporzione, però il surplus rimane e il problema non se ne va e si ripropone. Questo è il bloccaggio europeo.